La morte di Marella Agnelli, la vedova dell'avvocato Gianni Agnelli, apre degli scenari che riguardano da vicino tutti noi. Perché riguardano da vicino tutti noi? Perché la morte di Marella Agnelli consentirà attraverso la successione e l'eredità, sia che ci sia o non ci sia un testamento, di proseguire in quella gigantesca caccia al tesoro che già in una fase ha portato a scoprire quanto l'avvocato Agnelli aveva portato all'estero nascondendolo al fisco italiano e sottraendolo quindi al pagamento delle tasse. Allora, nella prima fase, cioè la morte dell'avvocato Agnelli, gennaio 2003. E la successiva guerra per l'eredità tra le due legittime eredi, la vedova Marella Agnelli e l'unica figlia in vita, Margherita Agnelli, aveva portato alla scoperta, documentalmente, di un patrimonio colossale nascosto all'estero. A quanto ammontava questo patrimonio che venne scoperto, che venne documentato, che servì alla figlia? Per portare una causa al Tribunale Civile di Torino, in cui ella chiedeva ai tre mandatari, ai tre gestori, ai tre amministratori del patrimonio paterno, quando Agnelli era in vita, cioè l'Avvocato Franzo Grande Stevens. Gianluigi Gabetti e Siegfried Maron, il capo del Family Office di Zurigo dove c'era la cassaforte degli agnelli, consentì a Margherita di firmare un accordo con sua madre dopo un anno di dure trattative legali e di portare a casa un bel gruzzolo. Quel gruzzolo e quei documenti ci consentirono e ci consentono di poter affermare senza ombra di dubbio che l'avvocato Agnelli era un gigantesco evasore fiscale, in questo contraddicendo uno dei suoi ruoli, vale a dire, egli era stato nominato senatore a vita dal presidente Francesco Cossiga. Egli, quando è morto, anzi, i suoi eredi, quando sono morti, hanno addirittura preso 150.000 euro di assicurazione sulla vita della società INA Assicurazioni, che Palazzo Madama prevede quando i senatori a vita. Tirano le cuoia. Beh, nonostante fosse un senatore a vita, aveva imbertato all'estero una quantità di denaro spaventosa. E noi possiamo calcolarla, lo possiamo calcolare tranquillamente: perché? Perché la figlia e la madre, in quell'accordo siglato a Ginevra nel febbraio del 2004, ebbero a testa 1,4 miliardi di euro. Non ho sbagliato, 1,4 miliardi di euro. Quindi noi possiamo affermare senza tema di smentita che il patrimonio all'estero dell'avvocato Agnelli era di almeno 1,4 più 1,4 2,8 miliardi di euro. No, ma non è finita. Perché? Perché due giudici, due magistrati della Procura della Repubblica di Milano, i dottori Fusco e Ruta, al termine di una inchiesta che riguardava l'ex avvocato di Margherita Agnelli, che si era fatto pagare 15 milioni di parcella in un conto di Singapore che venne poi denunciato dalla sua cliente, dovete restituire allo Stato italiano tutto quel malloppo. I due magistrati Fusco e Ruta hanno emesso una sentenza nel febbraio del 2013, quindi sei anni fa, in cui affermano che della esistenza di provviste immense riferibili a Giovanni Agnelli presso la sede di Zurigo di Morgan Stanley, ha parlato nel corso delle nostre indagini Paolo Revelli, ex managing director di Morgan Stanley, nella divisione che si occupava della gestione dei grandi patrimoni. Questi ha affermato sotto giuramento di avere sempre saputo che presso la filiale di Zurigo esisteva una provvista direttamente riferibile all'avvocato Agnelli per una cifra compresa tra gli 800 milioni e il miliardo di euro fiduciariamente intestata e detenuta attraverso molteplici conti da Siegfried Maron, quel capo del Family Office. Quindi ha ah, 1,4 miliardi alla figlia più 1,4 miliardi alla vedova, 2,8, dobbiamo aggiungere anche questo altro conto segreto oscillante tra 800 milioni e un miliardo. Facciamo un miliardo per comodità di calcolo, saliamo a 1,4, più 1,4, 2,8, più un miliardo, 3,8. È tutto? No, non è tutto, poiché i nuovi avvocati di Margherita Agnelli, dopo che ella denunciò per evasione fiscale L'avvocato Emanuele Gamne, gli nuovi avvocati, cioè lo studio dell'avvocato Galasso Andrea e Michele a Torino, scrissero ai due PM milanesi, vista la loro, il loro desiderio di fare bene le cose e per questo vanno lodati, scrissero una lettera in cui dicevano. Che la signora Margherita Agnelli, il 18 gennaio 2010, quindi sei anni dopo la morte di suo padre, è venuta in possesso di una documentazione bancaria, alcuni statement della banca Morgan Stanley di Zurigo risalenti al 2002, quindi a pochi mesi prima della morte di Gianni Agnelli. I tre conti lasciati in chiaro erano nella disponibilità del senatore Giovanni Agnelli, questi sono i loro numeri, dicono gli avvocati la loro lettera, e la Complessivo è di 411 milioni di euro. E facciamo i conti: 1,4 miliardi per Margherita più 1,4 miliardi di euro per Marella più il miliardo scoperto dai PM, Fusco e Ruta più questi 411 milioni. Siamo arrivati: 1,4 più 1,4, 2,8 più 1,3,8, 4,2 miliardi. È tutto? No, che non è tutto. Non è tutto perché? Perché a questo dobbiamo aggiungere una serie di altri asset giganteschi, vale a dire una collezione privata di circa 309 quadri, tra cui Picasso, Goya, Paul Klee, Klimt, eccetera che è stata valutata, ma è una valutazione molto bassa e comunque limitata al 2004, più di 213 milioni di dollari, una valutazione bassa, poiché le due eredi si affidarono a un amico personale di Gianni Agnelli, con lui attraverso il quale comprava i quadri, il mercante d'arte Lord Marlborough, Lord Marlborough è un inglese molto noto nel mondo dell'arte. Allora rifacciamo i conti: 1,4 più 1,4, 2,8 più 1,3,8 più 400 milioni 4,2 più abbiamo detto 213 4,4. Ma non abbiamo ancora finito perché questi quadri, queste opere d'arte, dove erano? Dentro dei camper, dentro delle tende canadesi o erano all'interno di ville meravigliose. Certo, erano interne di ville meravigliose di proprietà dell'avvocato Agnelli, quindi a quel calcolo che abbiamo fatto dobbiamo aggiungere il valore immobiliare gigantesco della villa di Gianni Agnelli a St. Moritz, Cesalcione, Gianni Amarella, il valore della casa, dell'appartamento del Duplex di New York a Park Avenue sempre di Gianni e di Marella, messo all'asta da Sotheby's dopo il raggiungimento dell'accordo tra madre e figlia, dobbiamo parlare del convento di Alzipratu, un ex convento sopra la baia di Calvi in Corsica, molto lussuoso, e poi ci sono le proprietà di Marella come ad esempio il Riad di Marrakesh, vi consiglio di andare a vedere su Google Riad Marrakesh Marella Agnelli e vedrete una cosa meravigliosa in mezzo al deserto. Allora, dove andrà a finire tutto questo popò di bene? Ma soprattutto se le ricerche, le grane, i processi intentati da Margherita Agnelli hanno portato alla scoperta di oltre 4 miliardi di patrimonio all'estero di suo padre portati via nel corso degli anni, è chiaro che Margherita Adesso vuole vedere che cosa c'è di altro. Sì, perché Margherita quando firmò il suo accordo nel 2004 con sua madre scrisse e lo scrisse in francese: j'accepte, accetto per de paix, per avere la pace, quindi per smettere di litigare, di regolare definitivamente la successione di mio padre conformemente a questa proposta e precisando tuttavia che ai miei occhi, certe cifre non sono conformi alla realtà, non sono conformi alla realtà. Quindi diceva: Sì, accetto questa cifra con tutti questi beni, però so, so per certo, che molte di queste cifre non sono conformi alla realtà. Adesso quindi avremo la possibilità. Di vedere quanto altro denaro, quanti altri beni l'avvocato Agnelli portò all'estero per non pagare le tasse, oltre a quei 4 e, e passa miliardi di euro già accertati. E come faremo? Lo faremo in un modo semplicissimo: se ci sarà una eredità diciamo, amichevole, nel nome della pace, oppure se ci sarà una guerra. Margherita Agnelli, nel momento stesso in cui è morta sua madre, è diventata automaticamente e immediatamente proprietaria di una serie di beni fantastici. Ad esempio, suo padre, morendo, aveva lasciato alla vedova l'usufrutto di questi beni e alla figlia la nuda proprietà. Questo significa che finché rimaneva in vita l'anziana la, vedova, aveva la possibilità di utilizzare questi beni, di goderseli, quindi aveva l'usufrutto, ma nel momento stesso in cui è morta la piena proprietà è passata a Margherita Agnelli che quindi è passata da nuda proprietaria a piena proprietaria. E quali sono questi beni? Sono Villa Arperosa, Villa Frescott in collina a Torino, dove abitava l'avvocato Agnelli e dove adesso abita abusivamente John Elkin, abusivamente perché non ha mai chiesto il permesso a sua madre, la nuda proprietaria. Ha solo detto alla nonna, nonna mi lasci andare a abitare là, e naturalmente la vecchia cosa volete, volete che rispondesse. Villa Sole e Villa Bona, sempre in collina, e un attico meraviglioso in via 24 Maggio a Roma, proprio di fronte al palazzo del Quirinale. Oltre a questo ci sono i quadri, perché gran parte di quei quadri che abbiamo detto prima erano stati lasciati in usufrutto alla vedova. Morendo la vedova passano automaticamente nella piena proprietà della figlia che era nuda proprietaria. E oltre a questo Margherita risparmierà ogni mese 700.000 euro, perché in quell'accordo di Ginevra del 2004 c'era scritto che c'erano due modi per Donna Marella di fare l'usufruttuaria, l'usufruttuaria brava o l'usufruttuaria cattiva. L'usufruttuaria brava è quella che fa la manutenzione dei beni, che ha, eh, cura i quadri, eh, li custodisce bene, li fa rimodernare se hanno bisogno di opere di restauro, di conservazione, invece l'usufruttuaria cattiva se ne frega e poi ti riconsegna alla sua morte i beni in uno stato pietoso. Allora per fare l'usufruttuaria buona Marella Agnelli chiese alla figlia una cifra notevole, 700 mila euro al mese, che sono 8,4 milioni di euro all'anno. Se pensate che quell'accordo è stato firmato nel 2004 e, e le rate sono state pagate puntualmente di questo vitalizio, avete un quadro di circa 130 milioni che la figlia ha versato alla madre con assegni mensili da 700 mila euro. E poi dicono che lei era crudele, che la mamma poverina, eccetera. Bene, adesso staremo a vedere che cosa succederà. Staremo a vedere se Marella ha lasciato un testamento, ma se anche non lo ha lasciato, Marella aveva una sola figlia e la figlia ha la legittima, vale a dire è erede legittima secondo il diritto successorio italiano del 75% dei beni della madre. L'altro 25% donna Marella può averlo lasciato a chi vuole ai suoi adorati cani Aschi, oppure al suo nipote prediletto John Elkan, che già nel corso degli anni ha avuto una quantità enorme di beni e di miliardi, con la promessa alla nonna di darne una parte ai suoi due fratelli, i suoi primi due fratelli, Lapo e Ginevra. Gliel'avrà data questa parte oppure no? Gliel'avrà data oppure no? Ecco perché John Elkan questa volta deve stare schiscio, con le orecchie basse, deve smetterla di fare gesti di arroganza contro la madre, come quella di essere andata ad abitare nelle sue case, compresa Villa Perosa, dove fece una meravigliosa festa per 300 invitati per i dieci anni di anniversario del suo matrimonio con la principessa Lavinia Borromeo, senza nemmeno invitare sua madre, che era la padrona di casa. Pensate che John Elkan ha perfino licenziato. Nel 2009, i due custodi di Villa Perosa perché avevano fatto entrare Margherita Agnelli, cioè la padrona di casa, perché voleva visitare la sua casa, vedere in che stato era. Li ha fatti licenziare immediatamente. Adesso abbasserà un po' la cresta. John Elkan, tanto ha tanti di quei soldi e li ha ricevuti dalla nonna e vedremo se per caso Donna Margherita, ma che donna Margherita chiamiamoli col loro nome, senza donna. Margherita Agnelli si metterà di contro, contro suo figlio, che questa volta però ha le armi spuntate, perché non c'è più lui e la nonna, c'è lui solo e basterà che Margherita riporti dalla sua parte gli altri due figli, l'apo, il che non è difficile, nonostante ci sia suo padre, Alen Elkan, che lo trattiene, che lo tiene, ma soprattutto Ginevra con cui è già stata fatta la pace, tanto che i bambini di Ginevra sono nel castello di Rogemont in Svizzera a giocare con i loro cuginetti stiamo a vedere che cosa succederà, nel frattempo tutti coloro che vedono alle mie spalle i due ritratti dell'avvocato Agnelli e che pensano che io invece di mia moglie, dei miei cari, ho la foto dell'avvocato Agnelli, guardino bene questi curiosoni e questi soppiantoni, questi intelligentoni, si tratta di copertine, le copertine dei miei libri, che guarda caso non trovate in libreria, perché? Perché la Royal Family, o quello poco che ne resta, non vuole che li leggiate, questo qui agnelli segreti i lupi e gli agnelli, i lupi e gli agnelli. E il caracciolo, dove troverete moltissime cose di Donna Marella, guardatela, quando era giovane sul motoscafo, insieme a suo fratello Carlo, il fondatore di Espresso e di Repubblica. Dato che non li troverete in libreria, perché ve l'ho detto, li hanno resi introvabili, vorrei sapere, dato che ne hanno acquistati una barcata, se li hanno buttati nel Po o nella Dora Baltea o nella Dora Riparia o se li hanno bruciati, vorrei saperlo. Beh, se non li trovate... Fate www.gigimoncalvo.it e potrete acquistarli tranquillamente. Grazie e alla prossima.